Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parliamo del pesce portaspada, il cui nome scientifico è Xiphophorus elleri. Il portaspada proviene dalla famiglia dei pescilide. È un pesce che in natura è presente nell'America centrale, nella zona fra il Belize e il Messico. In natura il pesce spada non assume i colori vivaci che conosciamo nei nostri acquari, bensì è di un colore oliva con una strisciata viola sul fianco. Ovviamente sono state selezionate tante specie di portaspada, la più famosa quella rossa, poi il black calico, l'ananas, il red vag e altre specie molto colorate e molto vivaci. Proprio per questi colori molto vivaci, per la loro indole assolutamente pacifica e adatta a vivere con altre specie come ad esempio i platio e i black molly, questo pesce, il portaspada, è un pesce molto usato negli acquari domestici. Andiamo a vederli nel loro aspetto. Sono pesci molto famosi perché presentano un dimorfismo fra maschio e femmine. Infatti, se entrambe i generi hanno una pinna caudale molto massiccia e ben, diciamo, eretta e il corpo schiacciato sui fianchi ed abbastanza allungato, nel caso del maschio, ovviamente, abbiamo la presenza della famosa spada, che non è altro che raggi della pinna caudale allungati verso l'esterno. Questo gli darà proprio una forma a piccola spada. Se quindi il dimorfismo fra maschio e femmine è molto evidente, sarà anche molto evidente nelle femmine, che già di natura sono un pochino più grassottelle e tonde, notare durante il periodo della riproduzione un ventre più gonfio. Sono animali ovovivipari e quindi partoriscono cuccioli vivi. Il portaspada è un pesce quindi di facilissima manutenzione, perché è un pesce molto semplice da accudire. È onnivoro, quindi si accontenterà tranquillamente di scaglie o di granuli. Se poi volete fargli un grande piacere, dategli pure delle artemie saline o altro mangiare vivo. Le dimensioni massime possono essere di 8 cm senza la spada per quanto riguarda i maschi e 12 cm per quanto riguarda le femmine. Il livello di nuotata è medio e alto. Temperatura da mantenere in acquario 20-28 gradi. Il pH si deve stabilizzare fra 7,5 e 8 e la durezza totale fra 13 e 30. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH, nitriti e nitrati, temperatura e per una maggior conoscenza dell'alimentazione e della cura dei vostri pesci, vi invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Il tutorial sui portaspada è finito. Vi invito a cliccare mi piace e a commentare qui sotto. Per altre novità, tutti i nostri tutorial, iscrivetevi su Aquascaping Lab Channel. Grazie!